marcia verso il sole, zaino, tenda e sacco a pelo in spalla e via a seguire i ritmi della natura per godersi lo spettacolo del solstizio d'estate. Una camminata di 3 giorni per raggiungere il 21 di giugno Prato Magno a 1600 metri di altezza e aspettare e salutare il sorgere del sole del solstizio. Tutti insieme, uniti dal desiderio di avvicinarsi alla natura e ascoltare i suoi ritmi perfetti. Un modo per abbracciare la nostra Toscana, per voler bene alle cose che la natura ci dà. Noi abbiamo un tesoro che ce lo conoscono e ce lo invidiano in tutto il mondo. Guai sciuparlo. E allora questo cammino, partendo da uno dei luoghi più belli, per arrivare in cima a una montagna che ha una simbologia che unisce il Val d'Arno con il Casentino, che ha una croce al di là del credo di ognuno di noi, che ricorda la forza dei francescani, insomma una serie di simbologie che con il cammino e con tanta gente che si unirà momento dopo momento rappresentano una buona energia per stare insieme, per rispettare l'ambiente e per voler bene al nostro territorio. Sarà un'esperienza di introspezione di gruppo in questo caso. E me la voglio godere totalmente nel modo più tranquillo possibile. Sostanzialmente curiosità, poi a me piace molto camminare, per cui è un'occasione per camminare, fare un percorso un po' diverso dal solito insieme a tanta gente. Poi ovviamente insomma la leggenda di Terzani incuriosisce, quindi anche la voglia di stare insieme a persone con cui ti senti affine. 6-7 ore di cammino al giorno per raggiungere in tempo la meta. 2 le partenze, una da Piazza Signoria a Firenze e una da Arezzo, con percorsi che toccano luoghi sacri di antica spiritualità e sentieri di pietra medievali. Ad accompagnare i partecipanti Folco Terzani, abituato da anni ad apprezzare la natura e viverla intensamente. Il solstizio è il giorno più bello, più lungo dell'anno, del massimo splendore. Poi incomincia l'estate. Allora vogliamo essere in cima a una montagna per accoglierlo, in cima a una montagna bellissima che è il Prato Magno, 1600 metri, che è alto, troppo alto per andare, però si va e da lì si vede tutto l'universo e toccare un cielo con un dito insieme. Una marcia aperta a tutti, grandi e piccini, per festeggiare e aspettare in silenzio domenica 21 il giorno del sole. Una festa, prima della notte più corta dell'anno e poi il buio che se ne va per lasciare spazio alla prima luce dell'estate, lontano dalle distrazioni della città.